Bene, iniziamo con la proclamazione dei dottori di ricerca dell'Università Politecnica delle Marche, anno accademico 2015-2016, e alla consegna dei premi di dottorato del Rotary Club Ancona. Area scientifica di Agraria. Il coordinatore del corso, professor Bruno Mezzetti, proclama i dottori di ricerca in scienze agrarie, alimentari e ambientali e in agraria e ambiente. Buon pomeriggio a tutti, è sicuramente per me un onore fare questa proclamazione e chiamare quindi i dottorandi che hanno terminato quest'anno il triennio di dottorato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche. Chiamo per primo Bodimir Caterina, che ha svolto un lavoro di tesi dottorato dal titolo Effect of the Production System on Lamb Meat Quality. Cardarelli Valeria, changes occurring in the topsoil and in rhizosphere under Fagus sylvatica, a long and small latitudinal altitudinal gradient. Castiglioni Sara, proprietà antiossidanti di derivati apicoli e altri alimenti. Ceballo Melendres Osmani, implementazione dell'aereamento per l'evoluzione e gestione integrata dei loss recursos idricos a livello del paesaggio nella cuenca idrogeografica del Rio Zaza, provincia Saint Espíritu de Cuba. Cerquetti Barbara, obtaining new varieties of Vice Faba, characterization of population of hybrid lines. Crisanti Maria Antonietta, boschi, residui delle Marche, biodiversità e problematiche di gestione. Gasparri Roberta, studio della risposta germinativa e della morfologia seminale di alcune specie annuali utilizzabili nei progetti di recupero ambientale degli ambienti ipersalini. Giampiero Elisa, The Short Food Supply Chain Phenomenon, a multidisciplinary approach to explore consumer behavior and preference. Servile Andrea, Law Environmental Impact Strategy for the Control of Botrytis cinerea and Plasmophora viticola in Grapes. Ottaviani Cecilia, Pinus nigra, subspecies nigra in Appennino centrale, rimboschimento e rinaturalizzazione. Area scientifica di economia. Il coordinatore del corso, professor Riccardo Lucchetti, proclama i dottori di ricerca in economia politica.
Grazie. È veramente un piacere, è veramente un piacere. Edo, Andrea, Isabella, Fede, intanto avvicinatevi. Allora, procediamo con... Vado uno di alfabetico, non faccio torto a nessuno. Baldoni Edoardo, dov'è? Eccolo qua. Agricultural Productivity in Space. Titolo conciso, niente male. Andrea Bucci, un modello con variabili esogene per la matrice delle covarianze realizzate. Esatto. L'uomo della finanza globale, l'uomo dei poteri forti. Isabella Giorgetti, titolo lunghissimo. Job Instability and Fertility, How do precarious workers deal with childbearing? Italy and EU countries case studies. Dopodiché abbiamo Federico Quaresima, The Economics of Politics, Politicians, Firms and Patronage. Il coordinatore del corso, professor Luca Del Bene, proclama i dottori di ricerca in Management and Law. Grazie, mi associo ovviamente ai colleghi per quanto riguarda l'onore e il piacere di questa proclamazione. Inizierei da Sara Bartoloni. Sara Bartoloni, PMI, internazionalizzazione e social media, dalla teoria alla realtà delle imprese, un'analisi empirica nel settore food and beverage. Jessica Bontempi, la progettazione e l'implementazione dell'integrated reporting per la misurazione delle performance, il caso Loccioni. Laura Grazzini, Being Green as a Matter of Implicit Attitudes and Mindset, an Application of Implicit Association Test and Construal Level Theory on Sustainable Consumption. Franz Isa, The Role of Business Innovation in the Internationalization Process, Loccioni Group Case Study. Matteo Marasca, verso la tipizzazione del leasing finanziario, la ritrovata unità funzionale del contratto alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali. Fabiana Mazzanti, la struttura finanziaria delle piccole imprese, scelta o vincolo, un'indagine territoriale. Federico Onnis Cugia, l'adeguamento del diritto interno alle linee dell'Unione Europea nei contratti di finanziamento nel settore immobiliare. Mario Pepe, i mini bond alternativa al credito o finanza per lo sviluppo e finanza per lo sviluppo.
Natalie Perkins, Competence Development for New Venturing, How Business Development Integrates, Loccioni Case Study. Marco Pierantonelli, CRM System Implementation and Customer Portfolio Analysis in Micro B2B Companies, the case of Anthrox. Giuseppe Settanni, una ridefinizione del concetto e del modo e del ruolo dell'oggetto sociale. He Zhu, Health, Environment and Economic Growth, Theoretical Study on China. Area Scientifica di Scienze. La coordinatrice del corso, professoressa Oliana Carnevali, proclama i dottori di ricerca in scienze della vita e dell'ambiente, protezione civile e ambientale e biologia ed ecologia marina. Sì, è un grandissimo piacere vedere la fine di un percorso di ragazzi che abbiamo avuto con noi per diversi anni e vedere questa crescita scientifica ma anche di persone, quindi nella vita comune. E iniziamo con la proclamazione del corso di dottorato in scienze e poi passeremo invece alla scuola di dottorato. Quindi si può accomodare Amabili Paolo, che ha discusso una tesi dal titolo Alpha Hydrazide Acid for the Synthesis of Bioactive Amphiphilic Compounds. Può accomodarsi Alessia Amato, non abbiamo il suo titolo perché si è unita a noi solo all'ultimo momento, quindi prego. Prego. Se vuole dirlo lei, ce lo può annunciare. Alessia, vuoi dire il tuo titolo? Strategie sostenibili di Urban Mining. Grazie. Grazie. Sì, Copertaro Benedetta, che invece ha lavorato sulla Phase Change in Materials, an opportunity for energy saving in the cold chain. Di Sante Laura, Investigating the Effectiveness of Innovative Antimicrobial Molecules Against Bacterial Species of Clinical Interest. Fioravanti Tatiana, Genetic Diversity and Stock Structure in Teleost of Interest to Fisheries. Laudo a Dio Emiliano, Rational Design of Functionalized Lipids with Antioxidant and Scavenging Activity as Components of Innovative Artificial Tears. Libani Giulia, Heavy Metals in Antarctic Marine Environment and Correlated Systems.
Maggiore Beatrice, Structural and Aggregation Properties of Bovine Alpha Acid Glycoprotein, a member of the Lipocalin Superfamily. Manea Elisabetta, Microbial Biodiversity and Viral Impact in Bentonic Deep Sea Ecosystems. Marcellini Francesca, Development of Innovative Approaches for Assessing the Impacts of Personal Care Products and Other Microcontaminants in the Marine Environment. Nardi Alessandro, Indirect Effects of Climate Changes, Role of Ocean Warming and Acidification of the Susceptibility to Environmental Contamination in Marine Organisms. Pergola Silvia, Investigation of Campylobacter in Broiler Chickens from Farm to Retail. Sant'Angeli Stefania, Plastic and Environmental Safety, The Effects of Endocrine Disruptors on Metabolism and Reproduction and Epigenetic Processes. Sant'Angeli Stefania. Ci abbiamo un altro errore. Avete ancora altri. Passiamo adesso alla scuola di dottorato in scienze, protezione civile ed ambientale. È il turno di Brusca Claudia. Prego. Integrated Approaches for the Monitoring and Assessment of Environmental Status of the Adriatic Sea in the Framework of the European Marine Strategy Directive. Si può accomodare Pantaleo Baldo e dovrebbe dirci il titolo del suo lavoro di tesi di dottorato, perché non era previsto. Biogenic Habitat Distribution and the Effect of Coastal Erosion Phenomena on Coastal Peculiarities. Grazie. Passiamo adesso invece alla sempre scuola di dottorato in scienze, biologia ed ecologia marina. Abbiamo Candelma Michela, Study of Reproductive Biology of European Hake in Adriatic Sea. Carrugati Laura, Molecular Analysis of Marine Benthic Biodiversity, Methodological Implementation and Prospectives. Picchieri Salvatore,
interaction between the toxic banting dinoflagellates Ostreopsis ovata and marine diatoms. E chiudiamo con Torsani Fabrizio, Reconstructing change of bentonic seascape through temporal comparison of historical and present photographs. Area scientifica di medicina e chirurgia. Il coordinatore del corso, professor Armando Gabrielli, proclama i dottori di ricerca in salute dell'uomo, medicina clinica e molecolare e in medicina sperimentale. Quale coordinatore del corso è con grande piacere che presento i dottori di ricerca in salute dell'uomo. Invito quindi Simona Balestrini, che ha lavorato ad un progetto di ricerca dal titolo Biomarkers of Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Ora la volta di Laura Buratti, che ha lavorato al progetto di ricerca dal titolo The Role of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in the Pathogenesis and Evolution of Dementia. Edoardo De Franco, laser giallo micropulsato come coadiuvante nella terapia intravitreale nel trattamento degli edemi maculari. Prossimo dottore di ricerca è Jacopo Dolcini, che ha lavorato a un progetto dal titolo Cyclical Dynamic Chromatin Redox Changes Trigger and Sustained Epithelial Mesenchymal Transition Induced by TGF-beta-1. Claudio Pinto, prego. La cui tesi di dottorato è il ruolo di LXR nella modulazione del danno epatico mediato dall'attivazione dell'asse fegato-intestino. Abbiamo quindi Elisabetta Petrucci, Skin Aging and New Perspective for Plastic Surgeons, Clinical Aspects, Biological Implications and Molecular Diagnostics to Understand Aging and Support Rejuvenation for Increasing Patient Satisfaction. E ultimo, Alberto Busilacchi, del quale non abbiamo il titolo perché si è aggiunto con noi, è arrivato con noi all'ultimo, se vuole. Patologia del tendine d'Achille, nuove strategie terapeutiche. Il coordinatore del corso, professor Andrea Giacometti, proclama i dottori di ricerca in scienze biomediche. Bene. Dove sono i miei ragazzi? Allora, corso di dottorato in scienze biomediche. Prima, Cipolletta Laura, Circannual Pattern of Temperature-Related Incidence of Electrical Storm, The Tempest Study. Eccola che arriva con calma. Gatti Simona, marcatori di danno intestinale nelle malattie infiammatorie croniche intestinali pediatriche. Sono molto lunghi questi titoli, vero? Allora, Marchegiani Fabio, ruolo di composti fitochimici ad azione antiossidante e antinfiammatoria in colture di fibroblasti del derma umano nella protezione del fotoinvecchiamento. Marini Emanuela, attività antimicrobica e antivirulenza di oli essenziali e principi attivi vegetali nei confronti di patogeni antibiotico resistenti.
Matteucci Alessandra, regolazione parchi indipendente delle componenti del complesso dell'uniporto mitocondriale del calcio. Morroni Gianluca, resistenza agli oxazolidinoni in isolati clinici di Staphylococcus ed Enterococcus. Pignotti Azzurra, ottimizzazione dell'apporto proteico nella nutrizione del neonato pretermine. Seta Riccardo, overexpression e silencing of nicotinamide methyltransferase in human cancer cell lines. Area scientifica di ingegneria. Il direttore della scuola di dottorato in scienze dell'ingegneria, professor Nicola Paone, proclama i dottori di ricerca in ingegneria biomedica, elettronica e delle telecomunicazioni, in energetica, ingegneria meccanica e gestionale e in learning, technology enhanced learning. Buonasera a tutti, chiamo qui Francesco Bigelli che ha una tesi intitolata Technologies for the Integration of Waveguide Components and Antennas on Printed Circuit Boards. Del curriculum energetica, Claudio Campana, recupero del calore di scarto di un motore a combustione interna mediante tecnologia ORC. Poi Matteo Lorenzetti, The Path Towards Smart Cities, The Approach of a Local Utility in Italy. E infine Silvia Innocenzi, il gioco di apprendere, l'uso della gamification per ingaggiare i soggetti nel contesto e-learning. Il coordinatore del corso, professor Stefano Lenci, proclama i dottori di ricerca in ingegneria civile, ambientale ed in architettura. Allora, Belluzzi Fabrizio, l'architettura dell'involucro, spazi di riattivazione architettonica del patrimonio edilizio esistente. Cafferri Leonardo, Elastoplastic Models for the Response of Passive Rigid Piles. Capatti Maria Chiara, Experimental and Numerical Studies on the Full-scale behavior micropiles under lateral loading. Cingolani Diego, applicazioni avanzate di osmosi ed ultrafiltrazione per il trattamento di matrici complesse. Giampaoli Margherita, Application of Industrial GFRP Components, Structural Adhesives and Solar Selective Coatings on Construction Elements, Durability Experimental Studies. Gioiella Laura, External Dissipative Rocking Systems. System.
Lucarelli Alessia, The Evolution of Spilling Breakers, Experiments and Analysis. Marachini Gianluca, Vulnerabilità degli edifici esistenti, utilizzo e limiti di procedure e metodi adottati nella pratica ingegneristica per la sua valutazione e riduzione. Pascucci Michele, Modellazione del decadimento indoor della concentrazione di CO2 per la determinazione della permeabilità all'area dell'involucro edilizio. Paternesi Alessandra, Numerical Analysis of Traditionally Excavated Shallow Tunnels. Pierdicca Alessio, Monitoring and Self-Diagnosis of Civil Engineering Structures, Classical and Innovative Applications. Scalbi Agnese, Nonlinear Numerical Approach to the Analysis of Cross-Laminated Timber. Sforza Francesco, Dallo spazio fisico allo spazio fluido, evoluzione degli spazi commerciali in forme semisolide. Stefania Giuseppe, isolamento sismico di ponti con irregolarità. Buffarini Federica, la città diffusa ed il paesaggio, il caso delle Marche. Frigio Francesca, Development of Sustainable Hot and Warm Recycled Porous Asphalt Mixture through Laboratory and Field Investigations. IDDAS Paolo, Sistema Integrato di Riconoscimento delle Attività Domestiche e di Supporto all'Autonomia Abitativa degli Anziani. Ed infine Tombolini Claudio, Architectural Addiction, l'addizione architettonica come strumento per la rigenerazione urbana. Il coordinatore del corso, professor Francesco Piazza, proclama i dottori di ricerca in Ingegneria dell'Informazione. Buonasera a tutti. Come coordinatore del corso e anche a nome di tutti i componenti del collegio ho il piacere di proclamare dottori di ricerca in Ingegneria dell'Informazione i seguenti dottori. Agostinelli Angela, con un lavoro dal titolo Estrazione non invasiva del segnale elettrocardiografico fetale da registrazioni con elettrodi posti sull'addome della gestante. Jonathan Cimini, con un lavoro dal titolo Complexity Certification and Efficient Implementation of Model Predictive Control for Embedded Applications. Enea Cipitelli, con un lavoro dal titolo Human Action Recognition and Mobility Assessment in Smart Environments with RGBD Sensors. Marco Contigiani, con un lavoro dal titolo Machine Vision and IoT Applications in Intelligent Retail Environments. Applausi.
Riccardo De Amicis, con un lavoro dal titolo Analisi dinamica di un motoveicolo elettrico a trazione integrale in diverse condizioni di fondo stradale orientata alla sicurezza del mezzo stesso. Marco Fagiani, con un lavoro dal titolo Advanced Computational Intelligence for Smart Water and Gas Grids. Laura Falaschetti, con un lavoro dal titolo Sistemi di interazione vocale per la domotica. Giovanni Manfredi, con un lavoro dal titolo Development of an Electromagnetic Model to Characterize a Field Diffracted by Human Body for AAL Applications. Alessandro Mengarelli, con un lavoro dal titolo Balance and Motor Control in Dynamic Tasks. Laura Montanini, con un lavoro dal titolo Smartphone Applications for AAL and Wellbeing in the Home Environment. Davide Ortenzi, con un lavoro dal titolo Kinematic Control Algorithms for Cooperative Dual Arm Systems via Redundancy Resolution. Lorenzo Palma, con un lavoro dal titolo Studio di implementazione di architetture per l'IoT basate su rete Mesh IPv6. Crescenzo Pepe, con un lavoro dal titolo Model Predictive Control Aimed at Energy Efficiency Improvement in Process Industries. Roberto Pierdicca, con un lavoro dal titolo Sensible Spaces from a Theoretical Perspective to the Application in Augmented Environments. Marco Severini, con un lavoro dal titolo Energy and Resources Management in Microgrid Environments. Ed infine, ultimo solo come ordine temporale, Simone Valenti, con un lavoro dal titolo Ricerca, sviluppo, implementazione e test di sistemi inerziali per applicazioni di AAL e di riabilitazione motoria. Il coordinatore del corso, professor Ferruccio Mandorli, proclama i dottori di ricerca in ingegneria industriale. Buonasera a tutti. Last but not least, si dice in questi casi. Proseguiamo con i nostri ragazzi del corso di dottorato in ingegneria industriale. Allora, Pier Giorgio Bastianoni, studio di materiali nanostrutturati per applicazione nel campo biomedico. Ecco, ci siamo. Gianluca Coccia, Design, Manufacturing, Testing and Mechanical Modeling of Concentrating Solar System, a study applied to prototypes of parabolic screw collector and solar box cooker. David Corinaldi,
task optimization of functionally redundant parallel kinematics machines. Gloria Cosoli, study and development of a new radio frequency electromedical device for a treatment of peri-implantitis, experimental performance analysis modeling of the electromagnetic interaction with tissues and in vitro and in vivo evaluation. Questo è uno small abstract più che un titolo. Antonio D'Antuono, a new hybrid soft sensing approach based on IR sensor data for the assessment of the properties characterizing the dynamic thermal behavior of a building component. Lorenzo Egidi, studio e sviluppo di sistemi solari a concentrazione. Chiara Giosuè, innovative multifunctional materials with low environmental impact for energy saving, comfort and health of an indoor environment. Isabella Magrini, malte ecosostenibili con proprietà funzionali avanzate per l'efficienza energetica. Marco Marconi, towards circular economy, turning waste into resource through the adoption of end-of-life oriented methods and tools. Daniele Massa, new programming techniques to enable and simplify the integration of collaborative robots in industrial environment. Antonio Mingo, indagine sulla protezione catodica all'interno di scaldacqua domestici per la produzione di acqua sanitaria. Luigi Montalto, inspection and characterization of biofragment materials, development of method and system for scintillating anisotropic crystals. Alessio Nardini, modello per la simulazione del sottosistema pneumatico di caldaie domestiche a gas, c'è una di troppo credo, indirizzato all'ottimizzazione dei componenti e alla definizione delle logiche di controllo. Daria Timofiva, effect of some inhibitors on the passivation of galvanized rebars embedded in concrete. E, dulcis in fundo, Lorenzo Zampetti, development of a low-cost system for thermal comfort measurement and control. Ne abbiamo saltato uno. Glielo diamo lo stesso? Ok, però penitenza, vieni qua e di' il titolo della tua tesi. Annuncio io. Clustering inverse beamforming and multi-domain based acoustic imaging approaches for vehicles NVH. Ok.
si procede alla consegna dei premi di dottorato donati da Rotary Club Ancona, la presidente del Rotary Club Ancona, dottoressa Yolanda Brunetti, consegna i premi. Sono molto onorata di essere qui stasera per una riunione di questo alto livello e vorrei ringraziare moltissimo il magnifico rettore per averci invitato a partecipare a questo evento che ovviamente ci riempie di orgoglio. Abbiamo avuto una lunga consuetudine di cooperazione con l'Università Politecnica delle Marche e fino ad ora abbiamo dato negli anni scorsi, molti anni scorsi, dei premi di laurea per 5 studenti che si laureavano nell'anno in corso. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare, di mirare più in alto, di cercare di avere un'influenza anche sul futuro di questi giovani, perché coloro che si laureano, che prendono un diploma di dottorato, hanno comunque davanti a sé molto spesso un periodo di attesa e di ricerca della propria occupazione. Un periodo che ovviamente dopo tanto studio pesa, se non è perlomeno in parte assistito. Abbiamo quindi deciso di scegliere tra tutte le scuole di dottorato, 2 quest'anno e poi proseguiremo alternativamente nei prossimi anni premiando gli studenti che sono riusciti a ottenere il dottorato di ricerca in altre, in altre scuole. Quest'anno le 2 scuole che abbiamo scelto sono Scienze biomediche e Ingegneria dell'informazione. Naturalmente la scelta è stata tra dottorati assolutamente di grandissimo livello, come tutti quelli che sono stati stasera, ma selezionando piuttosto i temi che sono propri del Rotary. Il tema del Rotary di quest'anno è il Rotary al servizio dell'umanità. Dunque noi ci proponiamo sempre un servizio di assistenza, ma anche i temi particolari nei quali desideriamo in qualche modo essere presenti. Abbiamo quindi scelto le 2 tesi, che adesso di cui non ho bisogno di leggervi il testo, vi accenno soltanto al titolo. E sono quella della dottoressa Agostinelli Angela, estrazione non invasiva del segnale elettrocardiografico, e non vi dico il resto perché l'avete già sentito, quindi per favore Agostinelli Angela può venire. Il premio consiste nella pergamena, evidentemente, venga da me perché gliela do io, ma anche un premio in denaro, che questa volta sarà 2.500 euro. Allora, il nostro... La pergamena, la fotografia, la pergamena, perché sono soldi. Grazie mille. Grazie mille. Mi fa molto piacere. Congratulazioni. Il secondo premio è per il dottor Riccardo Seta, nella facoltà della scienza e dell'informazione. Prego. Allora, questo è il nostro... E questo è il suo... La sua... E questa è la sua pergamena. Congratulazioni. Congratulazioni. Mi trattengo solo un minuto per dirvi che la nostra attività di quest'anno è veramente intesa tutta verso la promozione del lavoro e anche della cultura. Abbiamo invitato qui in Italia e nelle Marche 3 giovani ingegneri birmani che faranno uno stage intanto presso l'ISTAO e successivamente presso 3 imprese italiane. Questo per stabilire contatti con l'estero, dare possibilità alle nostre imprese di guardare fuori, ma anche agli studenti del Myanmar, che è un paese rimasto chiuso per molti anni, di avere una conoscenza migliore delle tecnologie europee e ora in questo caso della nostra. Grazie.
Si ringraziano l'ospite d'onore Brunello Cucinelli, le autorità, gli ospiti e tutti gli intervenuti e si invitano i dottori di ricerca ad avvicinarsi al palco per le foto ricordo. La cerimonia è conclusa.